Buongiorno ragazzi, sono le 8:55 di mattina. Un po' di vitamina C per iniziare la giornata. In realtà la vitamina C la consiglio come parte di uno stack anti-influenza, anti-ammalamento, che c'è della ricerca scientifica che dimostra che soprattutto per atleti, per evitare di ammalarsi quando fa freddo, e qua a Lussemburgo, raga, si gela. Cioè, sono 10 gradi la mattina. Già adesso mi sto facendo un po' di vitamina C. Non vogliamo consumarne troppa perché ci sta della ricerca scientifica che dimostra una possibile interferenza di troppa vitamina C e troppo multivitaminico con l'infiammazione, e alla fine l'infiammazione comunque è parte del processo di costruzione di nuovo tessuto muscolare. Quindi non vogliamo abusare di multivitaminici e vitamina C, ma se vi sentite che state in un posto un pochino freddo, che vi potreste star ammalando come me, perché io non sono abituato, abbiamo fatto un salto da Barcellona che erano 30-35 gradi, anche di più, a qua a Lussemburgo sono 10 gradi, inizio with my vitamin C. E oggi io vi faccio vedere un full day of eating, tutto quello che mangio. Ho cambiato un pochino il modo in cui mangio, sicuramente sia perché mi sono spostato in un nuovo paese, quindi ci sono cibi diversi, che semplicemente perché sto mettendo più enfasi su cibi tra virgolette sani, ma soprattutto su cibi che mi piacciono e che mi soddisfano, perché penso che una dieta è super individuale, e se riusciamo a trovare una dieta e un'alimentazione che ci piace a noi, sarà molto più facile seguirla a lungo termine. Mi bevo questa e poi iniziamo questo full day of eating. Allora ragazzi, noi ci siamo messi in macchina, in cammino, e siamo fuori questo baretto che si chiama Knops, che abbiamo trovato, che fa la Chemex. Quindi ormai se in un posto fa il Chemex potete essere sicuri che ci vado, semplicemente perché il wifi a casa non funziona benissimo, e dato che sia io che Ele la mattina siamo molto al computer, farlo sempre in casa è un pochino una presa a male. Quindi ogni tanto ci sta di andare a un baretto, cambio un attimo la scena e poi comunque studiare e lavorare per bene. Vi parlo del digiuno intermittente perché vedrete ora che mi bevo un caffè e che quindi tutta la mattinata praticamente sono stato a digiuno. Ele fa la stessa cosa, lei è andata a correre alle 7 di stamattina e adesso sono già le 9:30 e anche lei non ha mangiato ancora niente. Ora mangerai. Lo facciamo non perché ci sia niente di magico, la cosa più fondamentale è il totale di bilancio energetico nella giornata, però noi lo facciamo per la convenienza, così che la mattina non abbiamo tanta fame, ci viene molto facile spingere più in là il primo passo della giornata. E secondo me per questo motivo il digiuno intermittente deve essere molto individuale. Se funziona bene per te, non hai fame quando ti svegli, spingi il primo passo un pochino più là, bevi acqua, bevi caffè, molto tranquillo. C'è della ricerca scientifica, però, se mi ricordo correttamente, non è in umani ma in ratti, topi, che sembra che il digiuno intermittente possa avere benefici in termini di autofagia, quindi di riparazione delle cellule, però per ora questo è stato visto solo, appunto, non ancora in umani, quindi aspettiamo per essere sicuri che, di poter dire che ci stanno benefici salutari anche proprio al digiuno intermittente. Per ora è solo una tecnica che usiamo per convenienza. Tutto qua. Ragazzi, qua in questo posto hanno veramente tutte le Chemex. Mi sa che qualcosa io mi tocca prendere. Cioè, hanno proprio il grinder. Pazzesco, raga. Hanno proprio tipo tutta una cosa di produzione, tipo grinder. Pazzesco, non pensavo. Mi sa che mi comprerò il Chemex, che lo sto cercando da tipo 3 video. Noi ragazzi siamo appena tornati a casa, sono le 12:30, ora di fare il primo pasto giornaliero. È passato oltre 3 ore di digiuno, quindi ci sta.
Oggi sarà un full day of eating in una giornata abbastanza carica di allenamento perché mi devo allenare ancora con i pesi in palestra. Voglio anche andare a fare la mia solita corsetta. Solitamente corro la mattina, però oggi voglio provare a correre dopo l'allenamento, così che ho più energie per l'allenamento, che comunque rimane la mia priorità number one. Faccio vedere gli ingredienti per questo pasto. Uova, che ormai è diventato uno staple, sono economiche e è rapidissimo cuocere in una varietà di modi diversi. Avocado, che stava andando a male, quindi meglio se me lo faccio. Faccio un pochino di salmone. Questo non è il salmone normale, è il salmone sauvage, quindi affumicato, ma salmone selvaggio, che se andiamo a vedere i macros, guardate, per 100 grammi sono solo 3.9 grammi di grassi, quindi veramente ottimo, molto più basso in grassi rispetto al salmone quello normale di allevamento. E poi per i carboidrati ci aggiungo un paio di queste Vasa, solamente perché sono buone. Se avessi il pane userei il pane, però non ce l'ho, quindi andiamo di Vasa. E voilà ragazzi, questo è il pasto che è uscito, secondo me è una bomba. Due ovetti fatti alla coque, ci mettete letteralmente 6-7 minuti e rimane abbastanza liquido dentro, così ci possiamo impicciare del pane o qua le mie tre Vasa. Un pochino di pomodoro l'ho rubato da Ele, quell'avocado, quella metà avocado che avete visto, e qua sono sui 60 grammi di quel salmone selvatico affumicato. Ci ho aggiunto un po' di limone sul salmone. Questa sarà il mio primo pasto, non vedo l'ora, è una bomba, è rapidissimo, vi straconsiglio di provarlo. Riempie anche abbastanza perché è abbastanza ricco in grassi. Io me lo mangio, se ho ancora fame mi faccio anche un piccolo spuntino prima di andare in palestra, ma per ora penso che questo è tutto. E le sta tipo bruciando la cucina e facendo altri casini. Sì amore, non lo metto questo, mi sono dimenticata la pasta qua dentro e si è bruciata. Grande! Tipo, si è mezza carbonizzata e sciolta. Dai, non ti preoccupare, amore. Non ti preoccupare. Ok, ragazzi. È giunta l'ora di andare a farsi un allenamento. Oggi è stata una giornata, scusate se questo video non sta uscendo proprio perfetto, ma queste prossime 2-3 settimane io le chiamo il grind period. Vi do anche una citazione di Naval Ravikant, che è un investor in Silicon Valley, però molto particolare, tipo per lui la felicità è la cosa più importante della vita, siamo alla ricerca della felicità, e io concordo al 100%, e lui dice: non siamo delle pecore, non dobbiamo pascolare tutto il giorno, siamo dei leoni, dobbiamo, quando abbiamo da lavorare dobbiamo grind e dobbiamo spingere in quel appunto che possa essere un periodo comunque ristretto di tempo, quindi non che semplicemente pascoliamo le ore e lavorichiamo, bensì stacchiamo completamente, non lavoriamo, e poi invece quando dobbiamo lavorare è il grind period, siamo dei leoni e facciamo il massimo. Questa è una piccola citazione. Sto andando in palestra, full day of eating, quindi vi faccio vedere tutto quello che mangio. Mi sono preso con me questa Monster, che è zero calorie. Solitamente mi bevo la White, questa invece è al gusto cherry. La sto prendendo perché è un po' più dolce, ha un po' più di gusto rispetto alla White. Per cambiare, why not? E in più, mentre guido, mi faccio 20 grammi di questo cioccolato fondente all'85%. È una scelta di pasto pre-workout un pochino particolare. Diciamo che in passato avrei provato a consumare delle proteine, però avendo fatto comunque il pasto principale nemmeno un'oretta fa, questo è solamente uno snack, ho voglia di cioccolato. Ho notato che mi alleno abbastanza bene dopo che mangio il cioccolato, non mi chiedete perché, forse perché apre un pochino il flusso sanguigno, può essere, non so esattamente che compound ci sta, ma mi sembra che avevo letto della ricerca che diceva proprio questo, oppure comunque sarà che rilascia delle endorfine, io mi sento che spingo abbastanza bene, quindi questo sarà il pasto pre-workout, noi andiamo in palestra. Ah, che bel suono, il suono preferito.
Sto al secondo movimento, che sono le weighted push-up. Diciamo che ho dovuto un pochino cambiare sia per il primo esercizio di squat, perché il rialzo dell'ultima volta non mi sentivo così stabile, quindi questa volta ho dovuto ritrovare il peso. Ho utilizzato sempre gli 80 kg, ma sono diminuite le rep. E però per il secondo movimento ho fatto esattamente la stessa cosa dell'altra volta. Avevo fatto 20 kg per 13 ripetizioni, questa volta ne ho fatti 20 per 14, quindi stiamo progredendo, dai. Ok raga, appena finito il primo allenamento su due, perché questo era l'allenamento, dobbiamo ancora fare la corsa. Penso un consiglio più importante che mi viene da dire è: se vi allenate per un lungo periodo, quindi oltre le 2 ore, che non dovrebbe essere il caso tranne se state facendo un full body 2 o 3 volte a settimana, oppure se fate un altro stile di allenamento tipo powerlifting, se vi allenate per più di 2 ore di fila è lì che vi consiglio di prendere un pochino di proteine durante l'allenamento, intra workout, proteine complete oppure aminoacidi se per voi è più semplice. Altrimenti se vi allenate un'ora e mezza non è un problema, soprattutto se intorno all'allenamento, in un arco diciamo di 5 ore, riuscite a fare il pasto pre-workout e il pasto post-workout. È andato così così, alcuni movimenti meglio di altri, ma adesso ci facciamo un piccolo snack, un piccolo break e poi dobbiamo correre. Ok ragazzi, siamo arrivati sotto casa, lascio la macchina, sto per andare a correre, fra 10-15 minuti inizio, mi cambio prima così che mi metto qualcosa che fuori fa un pochino più freddo. Nel frattempo mi mangio questa cookie dough protein bar di Foodspring, che è la mia barretta preferita, ha 20 grammi di proteine, quindi penso che tra l'allenamento e tra la corsa è perfetta. Se facessi della corsa ad alta intensità eviterei di farmi anche solo una barretta, perché con la corsa ad alta intensità magari mi torna tutto su, però dato che voglio fare 3.2 km penso che uno snack del genere dovrei digerirlo abbastanza bene. Questo è il mio gusto preferito, perché vediamo se riesco ad aprirlo, perché guardate che cosa c'è, è tutto pieno, non so se riuscite a vedere, di queste gocce di cioccolato che secondo me sono veramente spaziali e rende questa barretta buonissima. Infatti gli altri gusti sono così così, se provate questo io ve lo prometto che è il più buono. Buonissimo. Questa è sicuramente una delle mie migliori barrette proteiche che io ho mai mangiato, buonissima, non è dolce, consistenza è perfetta, ottimo snack. Mangio e andiamo a correre. E raga, forse ho sottovalutato la corsa post allenamento,
ho le gambe a pezzi. Mi sono dovuto fermare una volta per tipo 20 secondi perché anche di fiato non ce la facevo. Però ho detto che lo faccio e lo faccio. Quasi finito. Manca probabilmente tipo 400-500 metri. Male alla milza, forse perché sto andando un po' più veloce del solito. Questi 3.2 km li ho completati, o li completerò oggi, in 18 minuti. La prima volta ci avevo messo mezz'ora. Questa è la mia quinta seduta. Sovraccarico progressivo, raga. Kaizen, miglioratevi. Non importa il punto di partenza, importa disciplina, costanza, effort. Credeteci, migliorate pian piano. Sto per arrivare. Se con questi video io posso ispirare anche solo un paio di voi a spingersi in qualcosa che magari non siete bravi all'inizio, ma lo prendete come challenge. Alla fine, per crescere bisogna spingersi fuori dal comfort zone. Comfort zone è la zona di conforto. Se le cose sono facili, se stare in casa mentre state all'università è facile perché vostra madre fa tutto, vi pulisce le cose, vi fa il letto, vi fa la spesa, provate, perché no? Fate 6 mesi di Erasmus, andate fuori università, provate a vivere da soli, vedete, vedete cosa riuscite a fare da soli. Si cresce quando si esce dalle zone di conforto. Che bello, dopo anche solo 30 secondi, un minuto, il fiato è tornato normale, mentre tipo la prima volta era, restava tipo molto alto per almeno un paio di minuti. Dai, terminato, io vi ringrazio che state ancora guardando. Noi ci vediamo per il pasto successivo. C'ho una fame, come normale, e c'ho le gambe veramente a pezzi. Alright, Gigi Natale is coming to town. Ora di fare il nostro shake. Ci facciamo un bellissimo shake post-workout. Uso le migliori proteine sul mercato, a mio parere, in questo momento. Gusto cocco croccante, sono una bomba. Ci mettiamo 40 grammi. Poi un po' di mango frozen. So che in realtà in Italia non vendono molta frutta congelata, perché ci stava, diciamo, avevano paura di qualche cosa, non so cosa, fatemelo sapere nei commenti, ma secondo me in moderazione va benissimo. Mango congelato, fragole congelate, ci aggiungo anche un pochino di yogurt greco 2%. Ho iniziato a prenderlo 2% perché è molto molto più buono per, alla fine, letteralmente 1 o 2 grammi di grassi per 100 grammi, quindi in questo caso il gusto secondo me vale i plus 2 grams of fat. Facciamo sto shake. Vediamo un po' come è uscito. Che bomba spaziale, consistenza ottima, tipo gelato. Devo ancora rompere un po'. Guardate che consistenza fluffy che vi esce fuori, ed è incredibile come questa cosa qui abbia tipo 30-40 grammi di proteine. Quindi questo è il mio shake speciale, potete ovviamente metterci voi la frutta che volete, se avete frutta fresca aggiungeteci allora dei cubetti di ghiaccio, così che la consistenza è comunque mezza tipo gelato, e potete poi aggiungerci dei topping se volete. Io ci aggiungo qualcosa di piccolo piccolo, piccolo sfizio,
che come sapete seguo la dieta flessibile, quindi questo qua, piccolo sfizio per me, un po' di latte concentrato, che è veramente una bomba. E voilà, per addolcire un pochino il tutto. E questo è quello che mi sparo in questo momento. Ragazzi, un'altra serata di grill sul balcone. Ormai questo è diventato tipo il mio modo preferito di cenare, perché come minimo non sporco le pentole, sporco solamente la teglia del grill che poi vado a pulire. Per non parlare che escono una bomba, quindi se potete e avete un grill a casa ve lo straconsiglio. Faremo carne per me, del filetto, ci butto delle melanzane insieme e sono in giro se un pochino di riso oppure delle patatine fritte ma al forno, quindi patatine oven baked, le Lay's che poi vi faccio vedere. Ele invece le sta facendo i burger di soia, mi sembra, che lei, mentre io scelgo spesso o pesce o carne rossa, lei preferisce o pesce o burger vegetali, quindi soia, seitan, tofu, queste cose qua. Cucino, vi faccio vedere quando il pasto è completo. E questo è il piatto e la cena di stasera: melanzane, carne, come vi avevo detto, ci aggiungo un filo d'olio, in realtà questo è troppo, ce lo metto, basta per tutte e due, e poi prendiamo un pochino di sale grosso, che uno di voi mi ha detto che si sala dopo che si cuoce, ma io non ho idea. E poi queste, ho fatto un casino, sono troppo stanco. Queste sono le patatine di cui vi parlavo, che hanno il 50% meno di grassi, sono cotte al forno, sono le Lay's, stra buone, veramente super buone. Quelle sono al sale naturale e qua con delle spezie, se volete. Io mi sa che mi faccio mezzo di questo pacchetto. That'll be all per la cena di stasera. Post cena, ora del dessert. Scusatemi se sono vestito un po' in pigiamino, ma se mi beccate dopo le 9 di sera sono tipo un anziano. Tra me e le non so chi è peggio. Camomilla e tè, altro che vino e birra. Ci andiamo di zero calories qua. Poi Ele, gentilissima, mi ha tagliato due pere. Lei probabilmente se ne fa metà, quindi io mi faccio una pera e mezzo per un po' di micronutrienti. E noi ci lasciamo sempre un frutto la sera, pesca, pera, non so, dà quella soddisfazione, quel volume un attimino in più, quindi importante. E poi il treat della giornata, quello che mi sto facendo ormai quasi ogni sera, se volete sapere la verità. Sapete che io seguo la dieta flessibile, o comunque secondo me la dieta migliore per noi è una dieta che riusciamo a sostenere a lungo termine, perché è molto facile mettersi in una starvation diet, perdere un sacco di peso, ma poi se non costruiamo delle buone abitudini, se non ci piace quella dieta che abbiamo seguito per arrivare a quei risultati, appena riprendiamo la vita normale, le abitudini normali, rimettiamo tutto quel peso sopra. Quindi una dieta sostenibile a lungo termine deve essere una dieta che vi piace in assoluto, che non vi è difficile seguire. E per me è mangiare l'80% cibi sani e lasciarmi un 20%, soprattutto la sera, ma anche durante il giorno, come avete già visto oggi, un po' di cioccolato fondente, un po' di latte condensato. Sto terminando tutte le mie cene con la migliore pasta spalmabile che ho mai mangiato, e anche meglio della Nutella. Ve la presento. Ecco a voi la Lotus Speculoos. È tipo crema spalmabile dei biscotti Speculoos, ed è una bomba assurda. Per 100 grammi ha ben 584 calorie, 40 grammi di grassi, quindi non è, diciamo, una cosa calorie friendly, ma come vi ho detto, io mi faccio un tablespoon, quindi un cucchiaione grande di questa ogni sera, appena presa una nuova, e a me questo soddisfa e mi fa, letteralmente rende la dieta non una dieta, che è quello che
volevo trovare per gli ultimi 2 anni era proprio una dieta che mi soddisfacesse e che mi venisse facilissimo seguire, e finalmente con le abitudini piano piano la sto trovando. E più o meno oggi vi ho fatto vedere quello che mangio. Mangio quasi ogni giorno, mangio molto simile ad oggi. Quindi questo sarà, diciamo, lo snack post cena e molto probabilmente pre-nanna. Che bomba! Ragazzi, è la mattina seguente, sono le 7:30, mi sono appena preparato il mio caffè. Ieri ho concluso la giornata, metto calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento. Ho colpito, mi sembra, intorno alle 2500-2600 calorie, che ci sta per una mia giornata di attività cardio e allenamento. Come ho detto nell'ultimo video, se non l'avete visto, il mio obiettivo in questo inverno sarà di non fare, per la prima volta in tipo 2-3 anni, non fare un bulk, una fase di massa sparata, anche perché l'ho provata negli ultimi 3 anni e per quanto ho messo forza e sono sicuro di aver messo massa muscolare, poi quando ho fatto definizione, a mio parere almeno, ho perso abbastanza e non ne vale troppo la pena, o comunque voglio provare un modo diverso, perché alla fine bisogna sperimentare su noi stessi. Il fitness sicuramente ci sono cose generali, ma poi ognuno deve individualizzare e trovare il proprio percorso per essere sicuro di stare ottimizzando tutto. Quindi questa volta, questo inverno, voglio provare a non fare una fase di massa apposita. Starò a mantenimento, una ricomposizione, vediamo come va nei prossimi 2-3 mesi. Ovviamente molta enfasi sull'allenamento progressivo, sia col cardio che con i pesi, così che lo stimolo va sempre a crescere e da lì dovrebbe bastarmi per costruire un nuovo tessuto muscolare. Poi con la dieta voglio stare a mantenimento, perché voglio anche essere in salute e ascoltare il mio corpo, e solitamente quando ascolto il mio corpo sto intorno al mantenimento. Io vi ringrazio per la visualizzazione, mi metto a fare un pochino di lavoro e non so se prossima settimana farò uscire solamente 2 video invece che 3, perché come ho detto questo è il grind period, ho veramente un sacco di lavoro da fare, che è una cosa super positiva, ma non voglio mettere fuori video su YouTube tanto per mettere video su YouTube. Voglio che ogni video sia migliore di quello precedente e che poi vedete che ci metto tutto l'impegno, quindi preferisco non rush e metterne 2 di qualità. Io spero che voi capiate. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!